Anticipazioni Uomini e Donne, il ritorno di Lorenzo Persara. Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi 10 aprile, il clamoroso ritorno di Lorenzo per la tronista Sara. I fan di Cancelletto Uomini e Donne attendono con ansia la scelta di Niccolò, che potrebbe arrivare oggi, martedì 10 aprile, nel corso della nuova registrazione del Trono Classico. A seguire le prime anticipazioni riferite dal vicolo delle news. Il noto portale di gossip, oltre a confermare la registrazione della puntata, ha svelato in anteprima i due ospiti presenti questo pomeriggio negli studi Helios a Roma. Potrebbe essere il grande giorno di Niccolò Brigante, ma anche quello, a sorpresa, di Sara. L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha davvero perso definitivamente Lorenzo? Il giovane, tramite i social, ha confermato nei giorni scorsi di non avere più intenzione di tornare in studio. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. Lorenzo presente alla registrazione di Uomini e Donne. Aveva giurato che non sarebbe più stato in studio per corteggiare la tronista Sara, Lorenzo però è presente alla registrazione di una nuova puntata. A rivelarlo in anteprima una talpa del vicolo delle news, che conferma come il corteggiatore dell'ex fidanzata di Nicola Panico sia in questo momento chiuso nel suo camerino. Un colpo di scena degno di nota. Capace di stravolgere di nuovo il trono di Sara Affifella, ad un passo ormai dalla scelta. Il percorso della bellissima ragazza di Isernia sta per concludersi e i fan si augurano che la futura scelta possa dirle di sì, dando così inizio ad una nuova travolgente storia d'amore. Nel momento in cui vi scriviamo, c'è ancora incertezza sul fatto che Lorenzo possa realmente concludere il trono di Sara, partecipando alle eventuali prossime registrazioni, oppure sia tornato a Roma soltanto per ribadire ancora una volta di non essere più interessato alla tronista. Diversi utenti, che stanno commentando la presenza di Lorenzo al centro Helios, affermano come l'ultimo gesto compiuto dal giovane in studio sia da ascrivere alle tante sceneggiate compiute durante il suo percorso. Negli ultimi minuti, gira voce che saranno presenti in studio anche Mario Serpa e Claudio Sona, tornati insieme di recente dopo essersi separati per diversi mesi, all'indomani della scelta avvenuta al termine del primo storico trono omosessuale di Uomini e Donne. A riferire la presenza dei due alla registrazione di questo pomeriggio una talpa del vicolo delle news, presente presso il centro Helios per poter riferire dettagli succulenti su quello che accadrà nel corso della prossima registrazione. Seguiranno nelle prossime ore nuovi aggiornamenti, in particolare sull'evoluzione del trono di Sara e Niccolò.